Quante volte relativamente a varie discipline abbiamo sentito parlare di sport per tutti? Affermazione questa che più vera non si potrebbe se parliamo di un evento recentissimo organizzato a Porto San Giorgio dalla Liberi nel Vento, associazione peraltro da sempre in prima linea nella promozione di questo tipo di manifestazioni. Nello scorso fine settimana ben 23 timonieri giunti anche da Sicilia, Calabria, Abruzzo, Lazio e Liguria hanno partecipato alla regata internazionale ANSA 303 Vegan Italian Style for Lift. Un'imbarcazione particolarissima che si contraddistingue non solo per la bellezza e la spettacolarità cromatica, ma per la caratteristica che persone con disabilità anche importanti e normodotati regatano insieme senza differenza di graduatoria. Cinque prove tiratissime, tra l'altro con sole e vento anche di forte intensità, per giocarsi il successo e prepararsi al meglio ai prossimi europei in Portogallo. Si consolida ulteriormente la partnership tra Liberi nel Vento e l'azienda Vega, rappresentata dal suo amministratore Paolo Vitturini. Ormai sono 7 anni che collaboriamo, noi siamo sangiorgesi, l'attività è di Porto San Giorgio, siamo amanti del mare, abbiamo visto con quale passione Daniele la segue e l'ha fatta crescere, quindi ormai ci sentiamo partner. Qui c'è vela, qui c'è sport, qui c'è sociale, ci sono molte cose messe insieme. Sì, è emozionante stamattina. Sto qui col mio socio, con la responsabile marketing, siamo voluti venire in blocco insieme proprio per presentare l'azienda, anche per far capire agli altri che sono in azienda cosa facciamo grazie alla Vega, insomma, perché poi noi la rappresentiamo, ma è l'azienda che aiuta questa sponsorizzazione, questo evento. Anzi, un rapporto che si intensificherà in futuro, in previsione, abbiamo saputo anche di un campionato italiano. Sì, abbiamo promesso anche questo. Tra le tante attività che abbiamo limitato al massimo attività di non interesse, mentre abbiamo, diciamo, esaltato, abbiamo concentrato le nostre forze su attività come questa che veramente danno molto in cambio, in fondo non tantissimo, non diamo molto, ma loro in cambio ci danno molto a noi. Molti, ma ormai è una consuetudine, i personaggi e le autorità che hanno voluto presenziare al vernissage della regata interzonale, la prima tra l'altro organizzata nel centro Italia. Un segno tangibile della vicinanza e anche dell'affetto verso la Liberi nel Vento, la cui splendida base nautica ormai è un autentico punto di riferimento per la vela nazionale ed in attesa del campionato italiano ANSA 303 del 2020. Assessore, della Liberi nel Vento colpisce soprattutto l'attivismo, la dinamicità. Sicuramente, io oramai 7 anni che sono qui, quindi ho potuto conoscere e apprezzare proprio quello, la loro dinamicità, la loro forza di volontà che ha portato a raggiungere degli obiettivi molto importanti, oltre all'organizzazione di importanti regate, addirittura un campionato del mondo 2.4, parliamo di proprio 7 anni fa, e in più a poter preparare una base nautica che è un fiore all'occhiello per tutta Italia, quindi Porto San Giorgio, grazie ai Liberi nel Vento, ha una propria specificità che va oltre le barriere, come noi come amministrazione puntiamo sempre proprio quello di abbattere le barriere, non solo le barriere fisiche, ma soprattutto le barriere culturali. Con Carlo Iommi, presidente della Lega Navale di Porto San Giorgio, entriamo un pochino più nel dettaglio di questa ANSA 303. Abbiamo già accennato che caratteristica peculiare è che qui possono regatare insieme normodotati e disabili, no? Con grande condivisione, diciamo. Esatto, a differenza della classe 2.4, dove la Liberi nel Vento e la Lega Navale si sono sempre fino ad oggi, diciamo, impegnati, questa classe permette alle invalidità maggiori, diciamo, di partecipare alla vela. Perché? Perché essendo un doppio, ecco, possono essere aiutati e coadiuvati da un normodotato. Questo è molto importante anche per i giovani più piccoli, perché il 2.4 è una classe più impegnativa, più per, diciamo, persone grandi.
qui possiamo iniziare già la vela da giovane età e quindi anche i ragazzi, non purtroppo con handicap importanti, possono avvicinarsi al mondo della vela, e questa è la cosa più importante in assoluto. Voi puntate molto, no, sulla diffusione di questa imbarcazione? Noi puntiamo molto soprattutto come Lega Navale a livello nazionale, come presidenza nazionale, e quindi di conseguenza tutte le sezioni. Noi, come avete ascoltato prima, con i Liberi nel Vento abbiamo creato connubio, praticamente. Connubio, siamo un tutt'uno, e di conseguenza non possiamo che promuovere maggiormente questa classe, che soprattutto è vicino ai giovani. La Lega Navale è vicino ai giovani, è vicino allo sport della vela, di tutti i sport nautici, e di conseguenza non può che aiutare tutti chi si avvicina allo sport velico. Ecco. E tra l'altro in questa manifestazione abbiamo equipaggi dalla Sicilia, dalla Calabria, abbiamo detto dalla Liguria, dal Lazio. Dalla Liguria, esatto, per essere una regata interzonale, che diciamo che è la preparazione al prossimo campionato italiano che svolgeremo il prossimo anno. Ecco, e abbiamo già una partecipazione molto importante, proprio a far capire che la classe è molto sentita anche dai circoli nazionali, diciamo, e non, perché è una classe che si avvicina a tutti, e questa è la cosa più importante. Luca Savoiardi, questa base nautica è la storia un po' di un successo, perché tu dicevi veramente che qualche anno fa qui c'era qualche pioniere, magari anche qualche folle, adesso invece c'è questa realtà bella, strutturata, e forse, dice qualcuno, il meglio deve ancora venire. Esatto, confermo quanto tu hai detto adesso, e secondo me, a mio avviso, questa è la dimostrazione di una società sportiva che ha lavorato negli anni in maniera assidua, costante e seria per promuovere e sviluppare quello che è, io dico, lo sport, con tutti i suoi benefici, i suoi valori che trasmette. Devo dire che questa iniziativa, anche se a livello di prestigio diciamo che è un po' meno prestigiosa delle altre che sono state ospitate qui a Porto San Giorgio dalla Liberi nel Vento, però a mio avviso è forse la più importante, perché essendo una barca a vela in cui si può andare in due, è logico che viene esaltato quello lì che è lo spirito dell'inclusione. Infatti c'è proprio il connubio tra disabilità e non disabilità nella stessa barca, nello stesso contesto di regata. Filippo Maretti, entriamo un po' nel dettaglio di questa ANSA 303, che ha una caratteristica, credo, peculiare, quello di permettere anche a coloro che hanno disabilità un po' più gravi di comunque poter competere e gareggiare. Sì, è una barca molto semplice, sicuramente studiata per l'attività di scuola vela, quindi per l'iniziazione, ma non necessariamente per ragazzi disabili, ma per qualsiasi utente che si voglia avvicinare alla vela. Caratteristiche tecniche sono semplicissime, comunque una barca con fiocco e randa, anche se poi alla fine le manovre sono veramente ridotte e quindi semplici per questo. La cosa che dà il valore aggiunto a questa barca, al di là dell'aspetto tecnico, è che comunque c'è una forte organizzazione dietro a livello internazionale. E questo permette chiaramente di organizzare eventi interzonali come questo qua di Porto San Giorgio, fino ad arrivare ai campionati del mondo, quindi eventi nazionali ed internazionali. E questo è il valore aggiunto, perché per esempio l'ultimo campionato del mondo svoltosi a Cadiz in Spagna, c'era la partecipazione di 60-70 equipaggi provenienti da tutto il mondo. Liberi nel Vento, una certezza? Senza dubbio un ottimo punto di riferimento sia per l'attività di promozione, quindi negli anni si è visto crescere dal punto di vista numerico tutta i numeri dei ragazzi e dei velisti anche di qualità, e quindi un punto di riferimento per la promozione, ma anche un punto di riferimento per l'organizzazione dei grandi eventi, quindi ricordo il Mondiale 2.4, ma comunque ogni anno regate nazionali o comunque di regate importanti organizzate molto bene dal circolo marchigiano.
Abbiamo accennato di equipaggi che vengono davvero da tutta Italia. Qui abbiamo Beppe Collura che arriva addirittura da Palermo per una regata interzonale, non è male, insomma. Sì. Sono in rappresentanza della Lega Navale Palermo Centro. Doveva esserci Beppe Tisci al mio posto, ma purtroppo il nostro vicepresidente non è stato possibile venire e quindi ci ha delegato noi. Questa realtà di Porto San Giorgio la conoscevate? Che impressione avete ricavato? Io no, ma bellissima, devo dire veramente splendida, spazi enormi, ben organizzata, cioè devo dire, poi un'accoglienza, devo dire, a 5 stelle, di più non si può chiedere. Da segnalare anche la visita di Francesco Ettorre, presidente della Federazione Italiana Vela, tra l'altro originario di Giulianova. Dicevamo di gare incerte e tiratissime sino all'ultimo. Vincenzo Gulino del club velico Crotone si è imposto nella categoria del singolo davanti a Giulio Cocconi, Lega Navale Sesti Ponente, e Giuseppe Di Salvo, Lega Navale Palermo Centro. Nel doppio, vittoria conclusiva degli atleti di casa Roberto Pulcinella e Maria Cortesi, rispettivamente della Liberi nel Vento e Lega Navale, davanti a Gian Lorenzo Copertari e Claudia Benzoni, Liberi nel Vento, e Claudia Mancini e Luca Mincarini della Lega Navale di Pescara. La stagione 2019 riserva ancora degli appuntamenti con un occhio già al tricolore 2020. Il buon vento finale affidato a Daniele Malavolta, presidente della Liberi nel Vento. Facciamo un piccolo excursus. Cosa è successo lo scorso fine settimana sul lago di Como? Beh, con piacere, dopo averci provato tantissime volte, siamo riusciti a conquistare il titolo di campione italiano grazie a una splendida prova di forza di Giancarlo Mariani e grazie anche a un ottimo terzo posto di Giorgio Gursi. Quindi Liberi nel Vento e Lega Navale sul quasi tutti e due i gradini del podio più alti, perché comunque Giorgio è arrivato a pari punti con il secondo. Emozioni grandi e grandi soddisfazioni frutto dell'importante lavoro che l'istruttore Stefano Ghisari fa da tantissimi anni, sicuramente una carica in più per fare bene in futuro. Parliamo invece di questa imbarcazione, no? Dell'Anza 303, una barca particolare che consente anche a chi ha disabilità di un certo tipo, particolarmente gravi, comunque di scendere in acqua e regatare e competere e condividere. Sì, la cosa bella è che questa imbarcazione che vede alle mie spalle dà questa opportunità, un'opportunità fino a un po' d'anni fa non possibile. Quindi disabilità più importanti e con il fatto che comunque è una barca anche doppia, perché comunque può essere timonata anche in maniera singola, che vede la partecipazione di persone disabili e normodotate alla pari senza differenze classifiche. E la classe ANSA è una grande famiglia a livello italiano dove noi stiamo entrando in punta di piedi. La cosa bella è che ci sono qui equipaggi che vengono dalla Sicilia, Calabria, Lazio, Abruzzo e Liguria, quindi danno lustro a questa manifestazione, frutto anche dell'importante lavoro che tutto quanto lo staff Liberi nel Vento e Lega Navale fa per dare massima accoglienza e massima ospitalità a tutti i regatanti, assistenti e istruttori. Ovviamente tutto questo è possibile grazie all'intervento degli sponsor, no? Che sono ormai più che sponsor, dei partner, direi, della Liberi nel Vento. Sì, Liberi nel Vento è una famiglia dove abbiamo la fortuna di avere aziende importanti del territorio che ci sostengono e ci danno una mano per quello che possono, e come sostengono noi sostengono anche altre realtà, e sono loro, diciamo, la possibilità, la concretizzazione dei nostri piccoli obiettivi, piccoli grandi obiettivi. Questa manifestazione in questo caso vede come me sponsor l'azienda Vega, era rappresentata dall'amministratore Paolo Vitturini, che ha creduto insieme a Liberi nel Vento a questo progetto già nel 2015. L'anno scorso abbiamo comprato un'altra barca, quest'anno sono arrivate due barche, una regalata dall'azienda Sollini Accessori Calzature, che per i 50 anni di fondazione ha deciso di fare questo bel regalo. Stiamo crescendo, è sempre più dura, però i sorrisi e le gioie dei ragazzi che vanno in barca a vela riempiono e mettono a tacere un po' tutto quanto lo sforzo organizzativo. Aspettiamo quante più persone possibili qui a Porto San Giorgio. E per chiudere, tu parlavi di obiettivi, diciamo che un occhio è già verso il 2020. Sì, la classe ANSA ci ha assegnato il campionato italiano, l'azienda Vega ci ha confermato la presenza come main sponsor, quindi questo è, diciamo, è il bello dei Liberi nel Vento, che insieme alla Lega Navale, che crede molto in questa classe, a livello nazionale investe molto in questa classe, stiamo andando avanti con piccoli passi decisi. Va detto che c'era stato proposto comunque di vagliare per il 2022 l'organizzazione del campionato mondiale ANSA,
dopo il 2012 del campionato mondiale 2.4, che ancora è bello sicuramente ricordarsene e parlarne. Siamo convinti che un'associazione deve fare quello che può fare in un periodo e in un contesto economico importante, sociale importante come questo. È bene non azzardare e quindi ponderare tutto. E già aver preso l'organizzazione del campionato italiano altr'anno è sicuramente un grandissimo vanto.